Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi mostro il primo personaggio maschile della serie Monster High. Eh sì, è giunta l'ora di presentare anche una figura maschile. Finalmente direi, no? Sempre femmine, che noia. Però è una figura maschile in particolare perché è un fantasma. Come vedete ha anche una pelle strana, verdognola, proprio per dare la sensazione, cioè che sia un fantasma in realtà. Vedete che questo è il porta pupazzi, no, bambole, che di solito è nero nelle altre, ma qui è di questo colore molto, in realtà molto strano, no, e trasparente, proprio perché ricordi un fantasma. E si chiama infatti Porter Ghost, è interessante perché all'interno vediamo che c'è anche una sua biografia, cioè dove è nato, sapere qualcosa di lui, e adesso ve lo mostro. In realtà vedete che è un personaggio con dei capelli lunghissimi, come va adesso, no? Un po' alla Justin Bieber con questo... quello degli One Direction, che non ricordo come si chiama, ma che ha questo ciuffone lunghissimo, no? È super bananoso. E quindi hanno fatto un po' con questo stile, secondo me. Comunque vedete che anche i capelli hanno questo aspetto verdognolo, proprio per ricordare il fatto che è un fantasma. Si chiama Porter Ghost. E vedete anche proprio le labbra quasi inesistenti, dello stesso colore, no? Proprio perché è un fantasma. Ovviamente sempre si muove sempre molto bene, come tutti i pupazzi della Monster High. Qui ha catene, delle catene addosso e anche delle bombolette spray. Evidentemente è un pittore, no? Un artista, cioè un artista di strada che fa graffiti, eccetera, no? È anche interessante perché ovviamente lui, essendo un fantasma, può fare graffiti che non siano illegali, perché questa è la verità. Nessuno lo vede, ma improvvisamente, e non si sa come, i muri vengono dipinti da qualcuno che però non si vede mai. È una cosa molto intelligente, non ci avevo pensato, mi è venuta in mente adesso. È una cosa intelligente. Vedete infatti che ha anche dei vestiti adatti, no? Proprio per la street painting. È molto molto interessante come figura maschile che viene introdotta. Anche le scarpe seguono un po' tutto lo stile precedente del fantasma. Si possono togliere facilmente e rimettere facilmente, no? Assomigliano un po' alle caramelle gommose, non so voi, vabbè, mi ricordano quelle lì, ma comunque, tralasciando questo, ecco, si possono rimettere facilmente, e vedete che ha anche degli occhi molto particolari, sempre sullo stile verdogno, no? È interessante, secondo me è uno di quei personaggi che al buio potrebbe essere fosforescente, no? Il colore è quello, però in realtà non c'è nessuna indicazione che ci dica che al buio può avere qualche effetto particolare in realtà, quindi è una mia supposizione vedendolo così. Bene, questa era la presentazione. Io sono molto contenta che abbiano inserito una figura maschile all'interno della serie Monster High, perché ci voleva, e tutte donne non va bene, perché poi le donne, si sa, litigano, mentre se c'è una figura maschile è importante, attenua un po' tutti i malcontenti, no? È pur sempre vero che, essendo un fantasma, però non si sa se può incidere molto o meno. Va bene ragazzi, questa era la mia presentazione, proprio per farvi vedere che anche Monster High ha il suo Ken, ha la sua figura maschile finalmente, e spero il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di darci un like in tal caso e di commentare se comunque la figura maschile vi è piaciuta o meno. Noi ci vediamo prossimamente, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Ciao a tutti!